del Signore, alleluia, amen, il Signore è buono. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle, Isaia capitolo 12, leggeremo questo capitolo, non è molto lungo. Isaia capitolo 12. In quel giorno dirai, io ti lodo, Signore, infatti dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata, tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza, il mio cantico, Egli è stato la mia salvezza. Voi attingete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza e in quel giorno direte lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Salmeggiate al Signore perché ha fatto cose grandiose, siano esse note a tutta la terra. Abitante di Sion, grida, esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. In quel giorno dirai, io ti lodo, Signore, dopo esserti adirato con me. La tua ira si è calmata. E prima di procedere con il messaggio della parola di Dio, voglio soffermarmi proprio su questo aspetto iniziale di questa lode che ogni abitante di Sion, che ogni credente dovrebbe rivolgere al Signore. Una lode che parte dal profondo del cuore, una lode che sia esultanza, una lode dettata dalla gioia, non perché qualcuno ci costringe a farlo o magari ci sprona, una lode spontanea, esulta, o abitante di Sion, perché il Santo di Israele è grande in mezzo a te, dopo esserti adirato. In Romani capitolo 1 verso 18 leggiamo che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità e l'ingiustizia. E era questa la nostra condizione prima di incontrare Cristo Gesù come nostro personale Salvatore. E Dio era adirato con noi a motivo del peccato, eravamo lontani da Lui, distanti da Lui. Sopra di noi c'era la sua indignazione, la sua repulsione. Il peccato, il nostro peccato, il mio peccato, ha offeso Dio. Lo ha offeso nella dignità, nell'autorevolezza, nel suo essere santo, giusto, perfetto in ogni cosa. E prima di poter parlare di salvezza, dovremmo proprio soffermarci su quest'ira, perché il giudizio di Dio è sopra tutti coloro che respingono il messaggio della grazia, respingono la salvezza di Dio, respingono Dio stesso. Ed è questa una realtà, la parola di Dio ci parla molto chiaramente di quella che è la condizione dell'uomo senza Dio, senza aver incontrato Cristo nella propria vita e nel proprio cuore. Israele diverse volte si era macchiato di peccati e aveva pensato di sistemare a volte anche le sue battaglie contro i suoi nemici con i propri sforzi, con le proprie strategie, ma sapeva che incombeva su questo popolo nei momenti di allontanamento da Dio questa ira del Signore. Per questo questa lode parte proprio da questa condizione di colui che intende glorificare il Signore. Dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata. In che modo si è calmata l'ira di Dio verso di me, verso di te, fratello, sorella?
e in che modo può calmarsi quest'ira, questo giudizio, che si concluderà con una condanna eterna per la tua vita, cara anima, che ancora non hai sperimentato la salvezza, la grazia di Dio. Facile per noi credenti, vero, dare una risposta a questo. L'ira di Dio è stata calmata dalla croce, da quel sacrificio. Non è mai stata calmata dal sangue degli agnelli, dal sangue dei becchi, dei tori, di qualsiasi altro animale che veniva offerto prima, in precedenza, nel vecchio patto. Quella era figura, era ombra di futuri beni che sarebbero stati poi rivelati nella persona di Cristo Gesù. Ma il fulcro, il centro di tutta la storia dell'umanità è Cristo Gesù. È l'opera della croce, quella che ha potuto calmare per coloro che credono, per coloro che realizzano l'esperienza della nuova nascita, hanno potuto sperimentare appunto che ha potuto calmare l'ira di Dio. E noi vogliamo ringraziare il Signore per quest'opera. Non vogliamo mai dimenticarla, fratelli e sorelle. Noi presentiamo spesso necessità, bisogni, esultiamo anche per dei miracoli, ma il centro del ringraziamento, il centro della devozione che noi offriamo al Signore è proprio la croce di Cristo Gesù. È Cristo Gesù che ha placato col suo sacrificio quest'ira che incombeva su tutto il genere umano. E dicevamo anche ieri, la condanna della morte avvenuta per mezzo del peccato per l'uomo era irreversibile. L'uomo non poteva risolvere il problema della morte, del distacco, della morte eterna con Dio. Ma Cristo Gesù è venuto. È venuto per sacrificare se stesso. Si è svestito della sua autorevolezza, ha preso un corpo, si è fatto umile, simile ad un uomo e in piena obbedienza al Padre ha dato se stesso, puro di ogni colpa, affinché l'ira del Padre, l'ira di Dio fosse acquietata, fosse calmata. E sappiamo dalla parola di Dio che questo è il sacrificio propiziatorio, quello che ha soddisfatto Dio completamente. E noi vogliamo essere sempre grati al Signore. L'Apostolo Pietro al capitolo 2, verso 24, infatti dirà, parlando di Gesù Cristo, egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. E poi leggiamo ancora in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 9, Dio infatti non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo, e voglio sottolineare, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. È Lui colui che ha placato quest'ira che era rivolta verso ciascuno di noi. Un ringraziamento profondo parte dal nostro cuore, perché davvero eravamo lontani. La parola di Dio, quanto ha raggiunto il nostro cuore, ci ha mostrato proprio questa realtà. Eravamo lontani dal Signore, eravamo perduti, avevamo bisogno di questa salvezza, non potevamo gioire, non potevamo parlare di pace, di vera pace, perché appunto incombeva su di noi l'ira di Dio. Ma ringraziato sia il Signore, perché attraverso questo sacrificio noi abbiamo ottenuto questo miracolo glorioso. L'ira di Dio si è calmata, si è acquietata ed è arrivata la salvezza del Signore, è arrivato il suo perdono.
In Ebrei capitolo 10, verso 26, fino al verso 29, leggiamo, saltando il verso 28. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. E poi al verso 29, di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato sacrificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Non c'è niente di più terribile di questo. Ve lo assicuro, fratelli e sorelle, ma credo che ne siamo pienamente convinti. Non c'è malattia che tenga di fronte a questa condizione dell'uomo. Non c'è problema economico, sociale, fisico, di qualsiasi natura che possa essere paragonato a questa terribile condizione in cui l'uomo giace avendo respinto la grazia di Dio. Una terribile condanna eterna. Ma ringraziato sia il Signore per Cristo Gesù, perché Lui è intervenuto. Perché Lui ha lasciato il cielo ed è venuto sulla terra, perché Lui ha calmato quest'ira per ciascuno di noi che abbiamo creduto. E per questo possiamo dire: Dio è la mia salvezza. Che non diventi un'abitudine, fratelli e sorelle, che non diventi un'espressione imparata a memoria, che sia densa di significato, densa di ringraziamento, quando noi diciamo Dio mi ha salvato, quando diciamo Dio è la mia salvezza, che possiamo avere piena coscienza di ciò che ci aspettava senza Cristo, a cosa eravamo destinati. Senza la croce di Cristo non c'era nessun bene per noi ed un destino atroce, eterno, era riservato per tutti noi. Ma ringraziato sia il Signore, perché Dio è la mia salvezza. Questa espressione la possiamo dire anche se il nostro corpo è infermo, perché Dio è la mia salvezza. E nessuno può togliere quello che Dio ha fatto per me. Nessuno può cancellare quello che Cristo ha compiuto nella mia vita, nella nostra vita. Quel sangue è ancora davanti al Padre, nell'alto dei cieli, e parla di grazia, parla di perdono, perché Gesù rimane per noi il nostro perfetto sommo sacerdote e lo sarà in eterno, fratelli e sorelle. Quel sangue ci parla di un'offerta propizia per il Padre. Dio è la mia salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, cioè io avrò fede. Non ho bisogno di nient'altro perché, come citavamo prima, la fede ci porta a realizzare ciò che noi non vediamo con i nostri occhi fisici. E quando diciamo che Dio è nel mio cuore, lo diciamo con piena cognizione di causa, perché sentiamo la sua presenza nella nostra vita. Amen. Potrei fare tanti esempi di cose che non vediamo, ma ci sono in questo luogo. I nostri telefoni funzionano perché ci sono delle onde elettromagnetiche che viaggiano, che noi non vediamo. Queste lampade sono accese perché c'è la corrente che passa. Lo Spirito di Dio, l'onnipresente, è in ogni luogo.
ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ed è colui che produce salvezza nei cuori dell'uomo, e la sua parola produce questa fede, questa fiducia autentica. Perché c'è stato questo netto passaggio, e questo netto passaggio ci deve portare a glorificare il Signore con tutto il nostro cuore. Dicevo prima, anche se il nostro corpo è ammalato e infermo, anche se forse abbiamo dei problemi economici, anche se forse non riusciamo a risolvere qualche situazione nella nostra vita, ricordiamoci, fratelli e sorelle, sempre, che Dio è degno di essere lodato, glorificato e onorato con tutto il nostro cuore. Che sia questa la nostra autentica espressione di fede. In Proverbi capitolo 22 verso 19 leggiamo: ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Amen. La nostra fiducia è posta nel Signore. Fratelli e sorelle, non in qualche miracolo che dovrà fare il Signore, ma è posta nel Signore. Perché il miracolo più grande Dio l'ha compiuto, perché ha mandato il suo unigenito figlio Cristo Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati. Dio ci ha liberati da una condizione terribile. La potenza della parola, fratelli e sorelle, in Geremia è scritto che è come un fuoco, è come un martello che spezza il sasso. Questa parola raggiunge il cuore dell'uomo. Per questo non dobbiamo mai smettere di raccontare, di testimoniare l'efficacia e la potenza di questa parola, che può raggiungere ancora oggi ogni uomo, ogni donna. Il Signore salva. Ha salvato noi e continua a salvare anche in questa perversa e malvagia generazione. Perché Dio si compiace non nella morte degli empi, ma si compiace di usare grazia a quanti sono ancora sotto la sua ira. Benedetto sia il nome del Signore. Dio è un Dio giusto, santo, e il peccato davanti a Lui è ripugnante. Ecco perché Egli non può convivere, non può condividere nulla con ciò che è peccato. Se perseverate nel peccato, abbiamo letto la parola di Dio in Ebrei, perché questo significa un calpestare l'opera di Cristo, un calpestare il sangue di Cristo. Per questo vogliamo davvero chiedere al Signore che possiamo santificare la nostra vita ogni giorno di più. Che sia questo un obiettivo, fratelli e sorelle, l'obiettivo primario della nostra vita. L'obiettivo primario, fratelli e sorelle, perché nella nostra santificazione Dio sarà glorificato. Quando Dio ci metterà in cuore di consacrarci a Lui, è inevitabile, fratelli e sorelle, guardate, è inevitabile. Inizieremo a pregare di più, inizieremo a sentire il desiderio di pregare il Signore, sentiremo la spinta, ma sentiremo anche la gioia nel farlo. Sentiremo il bisogno di approfondire le Sacre Scritture, sentiremo il bisogno di leggerle, perché ci accorgeremo e ci accorgiamo che ogni volta che lo facciamo il Signore parla al nostro cuore, il Signore ci incoraggia, ci stimola, e non avremo bisogno che qualche uomo, qualche donna ci spinga a farlo, ci sprona a farlo. Ben venga, Dio sia benedetto e sia lodato anche per ogni buona disposizione dei credenti. E gli uni gli altri certamente possiamo incoraggiarci, ma dobbiamo poi andare oltre quell'incoraggiamento, dobbiamo realizzarlo quell'incoraggiamento, e per realizzarlo dobbiamo avvicinarci al Signore. E voglio concludere questo messaggio: non avrò paura di nulla. Qui l'autore
non sta dicendo che non avrà più problemi nella sua vita. Non sta dicendo che non andrà incontro a delle sfide, alla sofferenza, al dolore, a dei problemi, a delle circostanze anche complicate. Ma sta dicendo che arriveranno, anzi, le battaglie. Arriveranno anche i nemici a fronteggiarmi, ma io non avrò paura di nulla, perché Dio è con me, perché la mia anima è salva. Quando anche un esercito si accampasse intorno a me, io non temerei male alcuno. Il cuore temerario, coraggioso di colui che ha ricevuto questa grande salvezza. Glorioso è il nome del Signore. E mentre abbiamo letto, in quel giorno dirai, e possa essere questo il giorno in cui tu puoi dire: si è acquietata l'ira di Dio e oggi ho visto la salvezza di Dio nella mia vita. In quel giorno dirai. Ma dopo che avrai sperimentato questo, la parola di Dio continua e dice: voi attingerete al verso 3 con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. E in quel giorno direte, non più a noi stessi, non più in un rapporto personale con Dio, ma lo diremo agli altri, direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. E poi ancora, salmeggiate il Signore perché ha fatto cose grandiose, siano esse rese note a tutta la terra. La spinta che noi abbiamo, che noi riceviamo per poter proclamare Cristo, arriva dall'alto, fratelli e sorelle. Arriva dallo Spirito Santo di Dio, e noi vogliamo chiedere che questo Spirito possa davvero riempire l'anima nostra per poter annunciare Cristo con franchezza e con potenza. Non vogliamo vergognarci del parere degli altri, non vogliamo vergognarci di ciò che, o aver paura, timore di ciò che pensano gli altri. Noi vogliamo continuamente, mentre lodiamo, esultiamo alla presenza di Dio, vogliamo proclamare le sue testimonianze, le sue prodezze. Ed è giusto che lo facciamo, fratelli e sorelle. Non ci tratteniamo dal farlo. Non vogliamo trattenerci, perché il mondo ha bisogno di fare un incontro con Cristo Gesù. Quante anime, fratelli e sorelle, in questo mondo hanno bisogno di Cristo. Chiederanno sicuramente preghiere, e lo stanno facendo, perché hanno un problema grave nella loro famiglia, nella loro casa, perché c'è una malattia in corso. Ma al di là di tutti questi problemi, ce n'è uno che è più grande di tutti e che solo Dio potrà risolvere nei loro cuori e nella loro vita. È appunto la condizione di giudizio che incombe sulle loro vite. Dio è meraviglioso, fratelli e sorelle, ha fatto cose grandi. E l'abitante di Sion, che ha sperimentato tutte queste cose, non può tacere. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Gloria, gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Gesù. Potremmo leggere questo passo delle Sacre Scritture, potremmo impararlo a memoria e recitarlo. Ma non servirebbe a nulla se non è la vera espressione del nostro cuore. E allora vogliamo dire: Signore, aiutami a realizzare quello che abbiamo letto e ascoltato questa mattina. Ero perduto, ma sono stato ritrovato. Ero lontano,
e sono stato avvicinato. Ero sotto giudizio e adesso ho ricevuto liberazione, libertà di potermi presentare davanti a Dio come figlio suo. Ero morto, ma ora sono in vita. E allora gloria al nome del Signore, perché sono i viventi che glorificano il Signore. E se c'è vita dentro di noi, intendo quella spirituale, dovremmo glorificare il Signore. Che questo luogo possa tremare per la presenza di Dio, che il nostro cuore possa esultare e possiamo sentirci degni di dire: io sono un abitante di Sion, io posso esultare e lo annuncerò a tutti gli uomini della terra. Dio è la mia salvezza, perché è stata calmata la sua ira e io non avrò più paura di nulla, di nulla, fratelli e sorelle. Un cuore coraggioso, impavido, questo è il cuore del credente. Gloria al nome di Dio. Alleluia. Benedetto tu sei, oh Signore, oh eterno Dio. Alleluia.